Per la pasta fresca vado a mettere sulla spianatoia o potrei fare anche direttamente in ciotola e poi quando l'impasto si incorpora un pochino passare sulla spianatoia. Metto farina 00 e farina di semola. Si può fare anche solo con l'una o solo con l'altra. Io preferisco fare un mix di entrambe. Faccio il classico buco al centro e vado ad aggiungere le uova. Quindi faccio la fontana. Aggiungo le uova. Le proporzioni sono sempre 100 g di farina per un uovo. Le uova ci sono, inizio a lavorare partendo all'interno, quindi vado a rompere le uova e man mano faccio assorbire la farina che si trova all'esterno. La preparazione della pasta fresca è davvero molto semplice, quello che dovrete fare un pochino attenzione per non fare proprio il disastro è che l'uovo poi non vada a finire appunto tutto fuori dalla fontana che avete creato. Per rendere l'impasto anche un po' più elastico, se vi accorgete che avete insomma difficoltà a lavorarlo, potete pensare di aggiungere un cucchiaio d'olio. La farina di semola tende ad asciugare un pochino di più l'impasto, quindi potete accorgere che è un impasto un pochino più duro da lavorare, ma un po' di olio di gomito, insomma facciamo anche un po' di allenamento alle braccia e vedrete che l'impasto verrà benissimo. Lavoratelo energicamente, fin quando non vi accorgete che il vostro panetto diventa un po' liscio e piuttosto uniforme, poi lo chiudete e lo andate ad avvolgere nella pellicola per alimenti che lo proteggerà dall'umidità nel frattempo che riposa, poiché dopo una mezz'oretta circa di riposo vi accorgerete che questo panetto si è rilassato, il glutine si è rilassato e quindi sarà semplice stenderlo e lavorarlo in base al formato che volete ottenere. La pasta a riposato andiamo a preparare le tagliatelle. Ora, se siete delle brave cesarine, sapete quindi stendere una bella sfoglia, tirar di sfoglia e poi tagliare le tagliatelle col coltello a mano, andate anche così, anzi avete tutta la mia invidia. Se non siete tanto brave come me, potete utilizzare l'alta tecnologia di una nonna papera o di una macchina sfogliatrice qualunque. Quindi io procedo in questo modo, mi faccio dare una mano. Inizio a prendere un pezzo di impasto. Faccio un pezzo alla volta e il resto lo lascio avvolto in pellicola per evitare che si asciughi. Poi do una prima schiacciata a mano. Aggiungo un po' di spolvero. E inizio a stendere. Prima di tutto devo fare la sfoglia, quindi parto dallo spessore più largo e procedo man mano stringendo. Faccio sempre un po' di spolvero, così resta anche più ruvida la pasta esternamente ed è molto più buona. Procedo con 2-3 giri al primo livello, quindi lo spessore più largo. Dopodiché inizio a stringere. Avete visto dopo il riposo come è diventata bella elastica la pasta? È indispensabile farlo riposare un po'. Stringo ancora.
Sono arrivata a sfogliare al numero 4 e qui mi fermo, poiché sono arrivata allo spessore che desidero. Procedo in questo modo per ottenere anche le altre sfoglie. Poi li andrò a tagliare. Dunque, ho tirato le mie belle sfoglie che, come vedete, sono belle lunghe. Adesso vado a tagliarle a metà e a passarle nel rullo delle tagliatelle. Una cosa che volevo dirvi, lo spolvero che ho fatto con la farina di semola ha una duplice valenza. Mi è servito sia per non far attaccare la pasta alla macchina o su se stessa. Posso tranquillamente chiudere la sfoglia su se stessa, potrei quindi tagliare tranquillamente le tagliatelle, poiché con questo spolvero appunto non si attacca. Ma mi serve anche per rendere la sfoglia più ruvida e quindi ottenere una tagliatella più grezza, dalla superficie più grezza. Essendo un po' più ruvida, un po' più grezza, va ad abbracciare ancora di più il sugo. Adesso taglio le sfoglie a metà. Fatto questo, ho ottenuto delle sfoglie appunto più piccole. Posso anche sovrapporle, tanto a questo punto non si attaccano, si sono un po' asciugate e poi vi ho detto con tutto lo spolvero che ho fatto non si attaccano. Spolverizzo con altra semola ancora sulla spianatoia, perché poi io le andrò a far riposare a nido sulla spianatoia mentre porto l'acqua a bollore. Non è necessario insomma un ulteriore spolvero, magari se avete l'apposito strumento per stendere le tagliatelle, cosa secondo me molto utile che prima o poi comprerò. Adesso vado a creare le tagliatelle. Facilissime! Eccole qui, le prime sono pronte. Lo strumento che vi dicevo che serve appunto per farle asciugare le mantiene in questa posizione separate tra loro, io invece le spolverizzo ancora con un pochino di semola, in maniera che non si attacchino, e vado a creare appunto il nido. Procedo così anche con le altre. Le tagliatelle sono pronte, porto a bollore abbondante acqua in una pentola bella capiente, poiché ricordate che la pasta fatta in casa in questo modo tende a formare della schiuma in superficie, quindi è meglio se la pentola è capiente e durante la cottura controllate sempre. All'acqua di cottura potete aggiungere un cucchiaino d'olio che vi può servire per non far attaccare la pasta, soprattutto quando è pasta fresca e non ha riposato magari tanto, non si è asciugata tanto. Vado in cottura in acqua salata per 4-5 minuti, controllo la cottura sempre assaggiando.